Questo programma è offerto da prima la lite, poi la disgrazia ed infine la confessione. Ho ucciso mia moglie, l'ho affermato subito dopo il delitto Salvatore Ligreci, 80 anni, che ha ammazzato la compagna di una vita a colpi di mazza. La vittima, Sebastiana Coppola, 78 anni, è stata trovata dai carabinieri in un lago di sangue. La tragedia si è consumata in un'abitazione al villaggio di Santa Rosalia a Palermo. Dai racconti dei vicini pare che la coppia discutesse molto spesso con toni alti da essere diventati un problema per i condomini. Sembrerebbe che dietro l'omicidio ci siano screzi per la gestione della pensione. Ligreci, infatti, non gradiva l'obbligo di consegnare mensilmente il denaro alla moglie. Dopo aver ucciso la moglie a colpi di bastone, l'ottantenne è andata a suonare alla porta di un suo vicino dicendogli: «Ho ammazzato mia moglie». Subito sono stati avvisati i carabinieri, a cui l'ottantenne, in stato di shock, avrebbe raccontato tutto. Un'altra vittima della strada lungo la Palermo-Catania. Questa volta a perdere la vita è un 54enne, Fulvio Maiorca. L'uomo, residente a Carini, viaggiava lungo l'autostrada in direzione del capoluogo, a bordo di una Renault Megane, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un camion. L'impatto si è verificato nel tratto di strada tra Bagheria e Villa Abate. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118. L'ANAS è intervenuta sul posto per ripristinare la circolazione, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Buonfornello. In data 30 agosto 2014 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di regolamento e tariffe Tari e Tassi 2014. La Tari è la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce Tasso e Tares e contempla due categorie, domestica e non domestica. Tuttavia, rispetto ai precedenti tributi sui rifiuti, la Tari è stata calcolata sulla base di un coefficiente di adattamento che adeguasse in modo proporzionato il numero degli occupanti alla superficie del locale occupato, in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi in rapporto ai locali ad uso abitativo più piccoli e definita parte fissa della tariffa. La parte variabile sarà determinata dalla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotti da ciascuna utenza, e per questo determinata applicando un coefficiente di adattamento esclusivamente al numero degli occupanti. Avere contemplato riduzioni e reso proporzionale il tributo è una nota di merito per la Commissione Regolamenti, nonché per l'area tributi, fiore all'occhiello della nostra macchina amministrativa, ha dichiarato il primo cittadino di Ficarazzi, avvocato Paolo Francesco Martorana. Intanto, la Commissione Regolamenti, rappresentata in sede consiliare dal professor Giuseppe Lanza, assicura che i parametri sono in fase sperimentale e mirano a migliorare al fine di tutelare i nuclei familiari più numerosi. Secondo quanto prestabilito dallo schema di regolamento Tari, il pagamento verrà effettuato tramite modello F24 precompilato, il quale verrà inviato per tempo dagli uffici di competenza tramite posta ordinaria e sarà suddiviso in 4 rate con scadenza fissata al 30 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile. In particolare, il comune di Ficarazzi ha scelto che il tributo sia applicato solo sul soggetto titolare dell'immobile. Per quanto riguarda la riscossione di pagamento, gli importi dovuti da parte del possessore dell'immobile sono fissati al 16 ottobre in forma d'acconto e al 16 dicembre a saldo finale, così come prevede la normativa nazionale, e verranno corrisposti in autoliquidazione sempre tramite modello F24. You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
In un ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Continuano gli episodi di violenza nei confronti delle donne. Ancora una volta la tragedia si è consumata tra le mura domestiche. Litigi sulla gestione della pensione hanno portato l'ottantenne Salvatore Ligreci ad uccidere la moglie Sebastiana Coppola di 79 anni. Il tutto si è consumato nell'appartamento della coppia, in via San Raffaele Arcangelo, nel quartiere popolare del villaggio Santa Rosalia. L'uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie con un bastone per appendere gli abiti, fino ad ucciderla. Sono stati vicini ad avvisare le forze dell'ordine, che immediatamente hanno arrestato l'uomo e l'hanno condotto presso il carcere Ucciardone. Con la determina sindacale numero 13 del 9 settembre 2014, il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha nominato Eugenio Alessi segretario generale del comune di Bagheria. Il termine per l'assunzione in servizio è stata fissata per oggi 10 settembre 2014. Il nuovo segretario sarà presentato alla città in conferenza stampa domani, giovedì 11 settembre 2014, alle ore 12 in sala giunta a Villa Butera a Branciforti. Altro che Cenerentola, una zucca a prova di record è stata coltivata a Partinico dal signor Angelo Zucca, un informatico. La zucca in questione pesa ben 400 kg ed ha un diametro che sfiora i 4 metri. Proprio domenica prossima è in programma la sfida nazionale della zucca. Magari sarà questa la volta buona per premiare questa eccellenza made in Sicily. Intanto c'è chi vorrebbe avvicinarsi al signor Lucca. Una bresciana infatti ha coltivato un ortaggio che si aggira già intorno ai 350 kg, ma al momento il record resta nelle mani del partinicense. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi.
Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Castelbuono e la grande musica, un connubio perfetto anche questa volta. Infatti, sarà nella città abbandonata l'unica tappa siciliana del tour italiano di Danilo Sacco, storica voce della band dei Nomadi e stimato cantautore solista. L'appuntamento è stasera alle 21.30 in Piazza Castello, ai piedi dello splendido maniero dei Ventimiglia. Danilo Sacco però è sia uomo di musica che uomo generoso, infatti poco fa c'è stato il pranzo di beneficenza da lui presenziato in un noto ristorante del luogo, con gli incassi che saranno devoluti all'associazione AIS Milazzo che si prende cura di bambini autistici. Tornando alla musica, il nome del tour è lo stesso del suo album e del suo primo singolo, già anticipato in radio, dal titolo Minoranza Rumorosa, che tra l'altro è il suo secondo album da solista. Esso espone il diritto e il dovere di avere la libertà di esprimere le proprie idee senza omologarsi. L'intero evento sarà curato dall'Associazione Culturale Promo Madonie Sicilia unitamente a I20 Sound. Oltre alle nuove canzoni, Sacco e la sua band seguiranno gli storici successi dei Nomadi, di cui egli è stato la storica voce. Per l'intera serata il costo del biglietto sarà di 12 euro. Si terrà sabato 20 settembre presso la sede della Protezione Civile di Ficarazzi, ex biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele, il mercatino del libro usato. Un luogo dove vi sarà lo scambio di cultura, di collezioni e di occasioni imperdibili. Nel mercatino dell'usato saranno presenti anche degli stand di libri di test della scuola media e superiore, un ottimo metodo per risparmiare e permettere a molte famiglie di far fronte alle spese scolastiche. L'appuntamento sarà rinnovato domenica 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nel weekend successivo. Ingresso gratuito. Venerdì 12 settembre alle ore 16.45 presso la Sala delle Capriate di Castelbuono si svolgerà un interessantissimo convegno sulla situazione attuale e prospettive per il paesaggio e la manna dei frassini delle Madonie. Oltre ai diversi relatori del settore che presenzieranno numerosi all'evento, c'è da registrare anche la partecipazione dei sindaci di Castelbuono, Cefalugera, Cisiculo ed altri primi cittadini di diversi comuni delle Madonie. Sul calar della sera, verso le 19.30, la scena si sposterà al Museo Naturalistico Francesco Mina Palumbo, dove il direttore dell'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo, Francesco Raimondo, darà il via alla seconda edizione della mostra dal titolo La manna tra mito e realtà. L'intero evento ha l'obiettivo di promozione della manna attraverso l'esplorazione dei percorsi storici come gli episodi tratti dal Vecchio Testamento fino ad arrivare ai giorni nostri, per apprezzare meglio l'importanza, la storia e la tradizione di questo prelibato cibo e per scoprire in che modo esso viene realizzato, lavorato ed infine arriva nelle nostre tavole. La mostra al museo sarà aperta fino al 30 novembre per poi spostarsi in diverse località italiane ed anche in diversi paesi del mondo. Questo programma è stato offerto da una
affettuoso saluto a tutti gli amici che seguono ilmeteo.it. Vediamo le previsioni per mercoledì 10 settembre 2014. Odissea, il nuovo ciclone dal nord Europa, scende in Italia provocando una nuova ondata di maltempo. Ecco il dettaglio elaborato dai previsori di ilmeteo.it. Al nord, dapprima piogge al nord-est, poi nel corso del pomeriggio peggiora ovunque con precipitazioni via via più diffuse e localmente temporalesche con fenomeni che potrebbero risultare anche forti in serata. Al centro il tempo peggiora sulle Marche, l'Umbria e la Toscana con piogge in intensificazione e temporali forti su Nord Marche ed Umbria. Piogge più deboli su Abruzzo e Molise, isolate anche in Sardegna, più soleggiato invece sarà il Lazio. Raggiungiamo infine le regioni meridionali, qualche piovasco raggiunge nel pomeriggio la Puglia, ma per il resto il tempo sarà buono e per lo più soleggiato. Venti che soffiano debolmente su tutti i bacini e da direzioni variabili. Temperature minime per lo più stazionarie, con valori che saranno compresi tra 16 e 24 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno invece ci attendiamo 22-26 gradi al nord, 22-31 gradi al centro e fino a 32-33 gradi del sud. Bene, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi il 10 settembre si ricorda San Nicola da Tolentino. Il nome Nicola deriva dal greco Nicolaos, composto da Nike, Vittoria e Laos, popolo, folla, significa vincitore fra il popolo. Dice il proverbio, se volete ben falciare non tardate a seminare. Sono nati oggi Giovanni Gronchi, Colin Firth, Guy Ritchie. Il 10 settembre 1898 viene uccisa a Ginevra da un anarchico italiano l'imperatrice Elisabetta d'Austria, la celebre principessa Sissi. Nel 1990 Giovanni Paolo II inaugura in Costa d'Avorio un'immensa cattedrale, copia di San Pietro a Roma. Costata circa 200 miliardi, la basilica di Nostra Signora della Pace può accogliere fino ad 11.000 fedeli. Infine, il 10 settembre 2008 viene messo in funzione al CERN di Ginevra l'acceleratore di particelle che ha poi portato alla scoperta del bosone di Higgs. Jorge Bernanos ha detto: la speranza è un rischio da correre, è addirittura il rischio dei rischi. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 10 settembre. Ariete, questa luna nel segno è per voi proprio un bel regalo. Rendendovi più sensibili e comprensivi del solito vi consente di dare il meglio di voi. Oggi più pacati e sereni del solito trasmettete sicurezza e tanta tranquillità a chi vi sta a fianco. Toro, i bei momenti di serenità e di allegria non hanno punteggiato le ultime giornate e oggi lasciano il posto alla solita e ripetitiva quotidianità. Dovete tornare con i piedi per terra e affrontare le numerose incombenze che vi si parano di fronte. Gemelli, dalla fine segno dell'Ariete, la luna finalmente torna ad essere amica e a trasmettervi un meraviglioso senso di benessere e tanta serenità. Fantasia e immaginazione oggi sono il vostro cavallo di battaglia. Sarete protagonisti di veri prodigi. Cancro, che delusione questa luna in Pesci, che oggi rischia di rendervi irrequieti e di togliervi l'armonia e la serenità che vi contraddistinguono. Inutile girarci intorno. Vi aspetta una giornata tesa e spigolosa, fatta di intoppi e scocciature. Leone, finalmente le cose tornano a girare come desiderate. Merito della luna, oggi anche in sintonia con Giove e del promettente sestile tra Mercurio e Giove. Non potreste desiderare di più. Lavoro, amore, relazioni interpersonali, tutto procede per il meglio. Vergine, la luna si trasferisce in un segno di fuoco e per voi finiscono i tempi duri. Finalmente recuperate il buon umore e la voglia di stare in compagnia. Si prevede una giornata ricca di numerose occasioni di incontro e di scambio, utili anche per il lavoro. Bilancia, questa luna in Ariete e anche in pessima opposizione a Mercurio oggi proprio non fa per voi e purtroppo non tardate ad accorgervene da soli. Potreste sentirvi ansiosi, insoddisfatti e scontenti di voi stessi, possibili problemi di relazione.
Scorpione, con la luna in un poco a fine segno di fuoco e data anche la frenante disarmonia di Giove, oggi il vostro panorama astrale è in netto peggioramento. Inutile dire che siete di pessimo umore, scontrosi, giornata all'insegna della tensione, molto stressante. Sagittario, le tensioni dei giorni scorsi si stemperano e lasciano spazio ad una situazione più tranquilla, anche se non ancora del tutto soddisfacente. Una novità, forse un evento all'apparenza di poco conto, potrebbe rivelarsi proprio ciò che fa per voi. Capricorno, la luna si trasferisce in Ariete e prende ad ostacolarvi soprattutto nel settore della vita privata. Possibili tensioni e battibecchi in famiglia. La quadratura Mercurio-Plutone farà il resto, rendendovi ansiosi, insicuri e oltremodo distratti. Acquario, dimenticate gli eventuali problemi intoppi dei giorni passati. Oggi la luna, passando in un segno a voi affine, vi regala tanta serenità. Belle manifestazioni di affetto e di amicizia potrebbero aprirvi il cuore e farvi rivalutare una persona. Pesci, orfani della luna che oggi abbandona il segno, potrete sentirvi un po' scoperti, soprattutto sul fronte degli affetti e della vita privata. Forse riceverete offerte molto interessanti, soprattutto per ciò che riguarda il settore degli affari.